lei mi chiede a me di fare il ballerino, dato che peso 114 kg e non riesco nemmeno a toccarmi i piedi, sono inadeguato. Se lei mi chiede evidentemente di giocare a pallacanestro, dato che sono alto 1,80 m, sono inadeguato, 114 kg. Se lei mi chiede di fare un'operazione a cuore aperto, io sono inadeguatissimo, perché non ho le capacità per fare questa cosa. Ora, non vi dovete offendere. Non è che essere inadeguati è un problema. Voi siete convinti di essere adeguati? Io sono convinto di no. Ma se voi continuate a parlare di teoria, ecco dove scatta la parola inadeguatezza. E consiglierei di cominciare a scrivere sui vocabolari esempio. Inadeguatezza è continuare a parlare di una cosa che non è scientificamente dimostrata nei fatti. Ho detto che in Parlamento sono sedute molte persone inadeguate. La trasmissione è registrata e precisa. Davanti alla provocazione di un conduttore che mi conosce da tempo e che mi ha sempre provocato, mi ha detto: lei non è certo la persona sana. Io ho risposto: forse sarò l'unico sano, ma è stata una risposta a una battuta. Per il resto ritengo che molti di voi siano inidonei a stare seduti e a fare politica, perché non sapete dare da mangiare alle persone, mentre io, e qui dico io, insieme ad Alternativa Popolare, da me riesumata, e insieme alle 20 persone che sono qui sedute, riesco a dare da mangiare agli italiani, riesco a dare da mangiare ai ternani, e rilancerò questa città grazie a queste persone che sono qui sedute e che stanno per approvare un bilancio che è unico nel suo genere. Concludo dicendo anche che mai ho potuto dire ai miei che erano inadeguati. Perché? Perché nessuno di loro è seduto in Parlamento, e quindi, siccome la discussione è nata con il fatto che in Parlamento stanno sedute persone inadeguate, la Schlein, la Meloni oggi, Salvini, Tajani, e ne potrei fare un altro elenco, loro non sono seduti in questo gruppo di persone. Ci si siederanno fra 3 anni e 10 mesi.